La partenza è un po' sgranata con i cavalli che escono dalla racchetta con Morpheus Sans, per ora che cerca di conservare lo steccato davanti a Maverick Van. All'esterno c'è l'attacco del numero 5 di Larry Potter che per ora non trova un posto in corda in schiena. C'è il numero 7 di Manzoni SLM, più indietro il numero 9 di No Way B che cerca di trovare qualche varco interno, i primi 400 in 27.8. E così il numero 4 di Morpheus Sanz che per ora ha respinto l'attacco di Larry Potter, ma ora è la volta di Manzoni SLM che va in anticipo su Mirabella Gianfi. Manzoni SLM che viene via dritto su Morpheus Sanz, ne nasce sicuramente un parziale interessante, 15-3 per questi 200, ma 43-1 per i primi 600 di gara. Con il cambio della guardia, Manzoni SLM battistrada davanti alle tribune. E quindi 800 in 58.7, ancora 39 di fuori, ora faccia all'aria, c'è Mirabella Gianfi, Manzoni al comando, lì sotto Morpheus Sanz, quindi di fuori il numero 6 di Nichols in posizione ideale, in mezzo alla pista per ora viaggia il 3 di Nuri Van, di fuori al 10 di Naya Jet, chilometro in 1.14.9. E quindi Manzoni sempre all'avanguardia, ora Mirabella Gianfi che ha pagato un po' troppo lo strappo, ne approfitta Nichols per venire in avanti in aggiramento su Mirabella che è in fase calante, poi il 4 di Morpheus Sanz che deve seguire l'andatura, 14-8 sulla retta di fronte, si staccano il 7 di Manzoni SLM, il 6 di Nichols si migliora dalle retrovie, il 9 di No Way B, questi cavalli in lizza per la vittoria. Dopo una frazione ancora in 14.7 l'imbocco in retta d'arrivo con Manzoni SLM preso sotto tiro da Nichols. Nichols che va su Manzoni, Nichols contro Manzoni, i due ancora testa a testa nei pressi del palo, Nichols che mette il sigillo. Per il secondo dovrebbe essere forse ancora il 7 di Manzoni SLM sul 9 di No Way B, rivediamo comunque le ultime battute, 1.59.7 il totale, 1.14.8 la media al chilometro, 30 secco a chiudere, 15.3 la retta d'arrivo, il successo per il numero 6 di Nichols, i colori di Federica Scuffia, il training da programma di Salvatore Cracolici, ovviamente Nino Palanga in cabina di regia, in salchi Davide Angeletti, 6.79 il probabile ufficioso ordine d'arrivo, 4.21 al tot, è tutto. Dall'ottava ed ultima del San Paolo, ricordiamo ancora l'appuntamento per domenica con il Palio dei Comuni, Mauro Galandrini e Matteo Mucichini che vi salutano, a tutti una cordiale buonasera.